Buongiorno a tutti, in questo nuovo video tutorial voglio mostrarvi come realizzare questa fantastica maglia top down che io ho deciso di chiamare Ines. Per poterla realizzare, perdonatemi se sentirete ogni tanto la voce che cala, ma sto ancora uscendo dall'influenza. Dicevo, per poter realizzare questa maglia io ho alternato due filati che sono l'alter ego dell'Adrian Phil e l'Egitto della BBB, che sono due filati estivi, cotone, ma che io trovo perfetti per essere utilizzati anche per fare queste creazioni in attesa che arrivi il freddo, quindi da sfruttare ancora in estate e in autunno. Come potete vedere, lo sprone è fatto totalmente con l'alter ego, mentre il corpo della maglia e le maniche sono andate ad alternare i due filati a ogni giro, quindi è semplicissimo l'utilizzo dei due filati, non è nulla di complicato, si alternano i colori ogni giro e come potete vedere la lavorazione è fatta con dei ventagli, quindi si possono fare tutti gli aumenti che volete, sia per lo sprone che per la maglia, ma questo ne parliamo dopo. Voglio farvi vedere innanzitutto, come sempre, altri tipi di combinazioni colori che potete trovare sul mio sito Filati Elsa, di cui vi lascio sempre il link in descrizione. Potreste fare questa bella combo dell'azzurro o questo del giallo, oppure poteste anche staccare i colori e in questo caso uno dei vari combinazioni colori che potreste fare è il bianco e nero, ma potete veramente sbizzarrirvi in quanto di questi due filati ho veramente tantissimi colori. Un altro colore che potreste fare, tipo, sarebbe anche alternare il colore che ho usato io dell'alter ego, che è il 51, con il bianco dell'Egitto. Per quanto riguarda il quantitativo, allora, questo, come potete vedere, è una taglia S e io ho utilizzato un solo un gomitolo dell'alter ego e due gomitoli dell'Egitto. Per quanto riguarda una taglia M, vi occorrono due gomitoli dell'alter ego, tre gomitoli dell'Egitto. Per una taglia L, due gomitoli dell'alter ego, quattro gomitoli del viceversa dell'Egitto. Mentre se siete una taglia XL, in questo caso vi servono tre gomitoli dell'alter ego e cinque gomitoli dell'Egitto. Io ho lavorato sempre esclusivamente con l'uncinetto il numero 4. Mi avvicino, come vi ho detto, la lavorazione è semplicissima, in quanto sono dei giri di ventagli, però come vedete qui abbiamo degli spicchi che permettono di fare gli aumenti. L'unico, diciamo, intoppo che potreste avere è nella divisione dei ventagli per poter fare il corpo e la manica, ma io nel tutorial penso di essere stata abbastanza chiara per spiegarvi tutti i passaggi, tutto il modo di andare a contare i ventagli per poter fare le divisioni anche se siete taglie più grandi. Mi raccomando però, come sempre, mettetevi i marcapunti, indossate la creazione e vedete appunto se la divisione va bene o se dovete modificare in qualche modo. Una volta fatto lo sprone, come vi ho detto, sono andata poi a utilizzare i due filati alternandoli sia per il corpo e per la manica, lavorando semplici giri di ventagli e alternando i due colori. Come vi dicevo all'inizio, questa maglia permette di fare molti aumenti, infatti ho fatto un ulteriore aumento qui alla fine per averla morbida sui fianchi e non troppo aderente, quindi anche se volete una maglia più morbida non vi preoccupate, questa maglia, questo tipo di lavorazione vi permette di fare tutti gli aumenti che desiderate e mi piace quindi l'effetto appunto di contrasto tra la parte sopra monocolore e la parte in sotto invece che viene movimentata ulteriormente dal cambio colore. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiderate realizzarla e se è così, come sempre, voi mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa o sul gruppo Facebook La libertà di uncinettare e sferruzzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio e noi come sempre, o Filati Elsa, e noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra maglia io ho deciso di utilizzare due filati. In realtà vedrete che all'inizio io vi dirò un solo filato, in quanto alla fine ho deciso di optare per lavorare con due filati. Però siccome lo sprone ve lo voglio spiegare bene, quindi vi farò vedere il campione, vi posso già dire che io ho utilizzato due filati, l'alter ego e l'Egitto. I colori che ho usato io sono il 51 dell'alter ego e il 40 dell'Egitto, che sono bellissimi insieme, ma qui potete vedere altre combinazioni, sempre tono su tono. Quindi giallo più chiaro, giallo più scuro, o questo celeste con questa sorta di canna da zucchero che mi piace tantissimo. Naturalmente potete anche staccare i colori come nero e bianco, quindi nero alter ego, bianco Egitto, oppure andare con questo stacco colore, vedete, molto particolare, molto carino, oppure anche il verde potreste usarlo con lo stesso filato che sto usando io, anche abbinarlo al giallo, oppure un'altra combinazione se volete che stacchi di più è questa. Quindi veramente vi potete sviluppare
sbizzarrire, come potete fare la vostra maglia. E naturalmente sul sito ci sono molti altri colori di entrambi i due filati, quindi davvero divertitevi a fare quello che volete. Comunque vi dico già che con lo sprone verrà fatto con un unico colore, mentre la maglia poi verrà alternata con i due colori, quindi ogni giro si cambierà colore, ma lo sprone viene fatto solo ed esclusivamente con un colore. Io, come vi ho detto, vi farò vedere un campione, lavoreremo con l'uncinetto il numero 4. Nel mio sprone vero e proprio io ho montato 108 catenelle. La lavorazione che andremo a fare si ottiene con un multiplo di 12, quindi io montando 108 catenelle ho, diciamo, 9 motivi, e questo mi permette di avere uno scollo di circa 34 centimetri. Naturalmente, considerata così, partendo da qua a qua con le mie 108 catenelle ho uno sprone di 100 scusatemi, di 34 centimetri. Ora, per le taglie più grandi, taglia M, io vi consiglio in realtà di non andare a mettere catenelle in più, ma di fare ulteriori giri con gli aumenti. Taglia L invece andate a mettere un motivo in più, e la stessa cosa XL, montate solamente un motivo in più e poi fate più giri con aumenti per arrivare alla larghezza dello sprone che vi serve, che vi ricordo deve essere la circonferenza compresa dei seni e delle braccia, e diciamo anche quei 4 centimetri in più perché vi serve per mettere i marcapunti, quindi calcolate sempre questo per fare la larghezza dello sprone. Dicevo, quindi io vi consiglio taglia M di non andare a mettere delle catenelle in più, taglia L XL sì, ma solamente un motivo perché sono comunque 12 catenelle in più. Però se state usando un filato diverso, quindi più sottile, andate ad aumentare in quel caso un motivo o due motivi in più rispetto a me, dipende sempre da come volete largo il vostro scollo. In questo caso non c'è bisogno di avere uno scollo largo, quindi io per questo vi consiglio di non aumentare taglia M, di aumentare un solo motivo la taglia L e XL. Detto ciò, possiamo andare a fare il nostro primo giro, che consiste nel realizzare 3 catenelle, scusatemi, ecco 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, catenella di separazione, rientro e vado a fare un'altra maglia alta. Salto 2 catenelle di base e ricomincio da capo. Vado nella terza e vado a fare maglia alta, catenella, rientro, maglia alta. Devo fare questo per tutto il giro, quindi si saltano 2 catenelle, si entra nella successiva maglia alta, catenella, rientro, maglia alta, ossia è tutto un giro di ventagli. Si saltano 2 catenelle e si va a fare il ventaglio, maglia alta, catenella, si rientra, maglia alta. E andiamo a fare questo per tutto il nostro primo giro. Mi raccomando, ve lo dico già adesso, quando andate a chiudere la lavorazione dovete avere un multiplo di 4 gruppi, di 4 ventagli, quindi 1, 2, 3, 4 e di nuovo 1, 2, 3, 4. Se vi trovate un multiplo non di 4 ventagli, rifate la lavorazione perché voi dovete trovarvi come multiplo 4 ventagli. Se non è così, se non ve ne trovate di meno o di più, dovete rifare da capo e vedere come mai non vi trovate con questi 4 gruppi di ventagli. Allora, sto terminando il mio primo giro, ho contato i ventagli e mi trovo un gruppo multiplo di 4. Vado a terminare il giro facendo una maglia bassissima. Andiamo all'interno del nostro primo ventaglio e facciamo un'altra maglia bassissima e cominciamo a fare il secondo giro e andiamo a fare sempre 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, catenella di separazione, rientriamo un'altra maglia alta, quindi un ventaglio. Nel ventaglio successivo, questo lo faremo solo adesso, poi faremo sempre 3 ventagli di separazione. Comunque, nel ventaglio successivo andiamo a fare maglia alta, catenella, rientro, maglia alta, catenella, rientro, maglia alta. E adesso andiamo a fare 3 ventagli, uno sopra ogni ventaglio successivo, quindi primo ventaglio, maglia alta, catenella, maglia alta, secondo ventaglio, maglia alta, catenella, maglia alta, terzo ventaglio, maglia alta, catenella e maglia alta. E si ricomincia da capo, andando di nuovo a fare nel ventaglio, maglia alta, catenella, rientriamo, maglia alta, catenella, rientriamo, maglia alta. E di nuovo 3 ventagli. 1, quindi maglia alta, catenella, maglia alta. 2,
3, maglia alta, catenella e maglia alta. E si ricomincia da capo, andiamo nel ventaglio successivo e di nuovo maglia alta, catenella, rientro maglia alta, catenella, rientro maglia alta, e di nuovo andiamo a fare i nostri 4 ventagli, i nostri 3 ventagli. Quindi questo è quello che dobbiamo fare per tutto il giro, 3 ventagli e poi il nostro aumento, quindi 3 maglie alte alternata da una catenella all'interno dello stesso ventaglio. Continuo così per tutto il giro e vi farò vedere poi come si termina. Sto per terminare il secondo giro. Come vedete, dopo l'ultimo aumento abbiamo 2 ventagli, ma non vi preoccupate perché il terzo ventaglio è il primo che abbiamo fatto. Ho deciso di fare in questa maniera in modo tale da non andarci a passatemi il termine, incasinare negli aumenti quando facciamo gli aumenti, ma di restare sempre nella stessa striscia, se vogliamo così, di ventagli quando chiudiamo e iniziamo un giro. Quindi termino il giro andando a fare una maglia bassissima. Andiamo sempre all'interno della maglia della ventaglio e fare il ventaglio. Ricordatevi che avete più modi di fare la maglia alta iniziale, potete tirare la lavorazione e andare a fare in questa maniera il vostro prima maglia alta, oppure quella che utilizzo solitamente io oltre le 3 catenelle è quella di tirare un po' filo, entrare da dietro con l'uncinetto, portarla fuori, rientrare, prendere l'uncinetto e fare una maglia alta in questa maniera. Poi la catenella e si rientra. Ci sono vari modi, quello che vi trovate vi piace di più. Diciamo che con questa si vede di meno l'inizio e la fine del giro rispetto alle 3 catenelle. Quindi fatto il primo ventaglio iniziamo a fare il nostro terzo giro. Entriamo quindi nel primo foro dei due che abbiamo qui, quindi qui, e andiamo a fare il nostro ventaglio. Maglia alta, catenella, rientriamo maglia alta. Entriamo nell'archetto successivo, maglia alta, catenella e maglia alta. Vedete, in questa maniera noi abbiamo fatto il nostro primo aumento, perché da un ventaglio adesso qui siamo passati a 2 ventagli e poi normalmente ventaglio sopra ogni ventaglio, quindi i nostri 3 ventagli, 1, 2 e 3. Ci troviamo di nuovo qui dove abbiamo fatto gli aumenti. Entriamo nel primo archetto e andiamo a fare il nostro primo ventaglio. Maglia alta, catenella, rientro maglia alta. Andiamo nel secondo ventaglio e nel secondo archetto andiamo a fare il secondo ventaglio. Maglia alta, catenella, rientriamo maglia alta. Ora, un consiglio che vi do per non sbagliare: quando avete fatto il primo aumento qui, quando abbiamo avuto i primi 2 ventagli nuovi, mettiamo un marca punti. Nel giro successivo capirete perché. Volendolo potete fare a ogni aumento in modo tale da non sbagliare. Io sinceramente vedo dove ho fatto l'aumento, quindi non ho bisogno di metterlo, però in questo caso per il primo l'ho messo per farvi vedere come fare. Però se volete potete metterlo ad ogni aumento che andate a fare, così vi sarà più facile poi il quarto giro. Quindi di nuovo adesso andiamo normalmente a fare il nostro ventaglio sopra ogni ventaglio, che vi ricordo in questo caso sono 3, 1, questo è il secondo e questo è il terzo, e poi andiamo a fare il nostro aumento. Quindi dove abbiamo fatto le 3 maglie alte, entriamo tra le prime 2 e facciamo il nostro ventaglio. Entriamo nel successivo tra la seconda e la terza e facciamo il nostro altro ventaglio. Continuiamo così quindi per tutto il giro. Vi farò vedere come terminare, come iniziare poi il quarto giro. Allora, sto terminando il mio terzo giro, ho fatto le 2 ventagli, quello iniziale ce l'avevo all'inizio, quindi entro nella catenella e vado a fare una maglia bassissima. Mi tiro il filo e io continuo a fare in questa maniera il nostro inizio, tiro filo fuori, rientro e vado a fare una maglia alta, una catenella e un'altra catenella di separazione, rientro e vado a fare un'altra maglia alta. Quarto giro, vado nell'archetto, nel ventaglio successivo, vado a fare un ventaglio, maglia alta, catenella e ventaglio. E dove vi avevo messo il marca punti, vado a fare tra i 2 ventagli nuovi che avevamo creato una maglia alta. E poi si ricomincia un ventaglio sopra ogni ventaglio fino a che non arriviamo al secondo aumento che avevamo fatto, quindi finché non ci ritroviamo qui.
quindi io vado a fare un ventaglio, il secondo ventaglio, di ventagli ne dovremo avere 5, quindi 2, terzo ventaglio, quarto ventaglio, quinto ventaglio, e vedete, contando in questa maniera i ventagli, e noi ci troviamo tutte ritrovate 5 ventagli, andiamo a fare la maglia alta tra i due ventagli e si ricomincia. Quindi o mettete il marcapunti se state usando un colore scuro o un colore che non vi fa distinguere bene dove abbiamo fatto l'aumento, oppure andate a contare da 3 ventagli. Siamo passati nel quarto giro ad averne 5. Dopo ogni 5 ventagli dovete fare la maglia alta e si ricomincia, ventaglio nel ventaglio, e andiamo avanti così per tutto il giro. Quindi 5 ventagli, 1, 2, 3, 4 e 5, quindi quinto ventaglio, e andiamo a fare una maglia alta tra i due ventagli e si ricomincia da capo, ventaglio in ogni ventaglio, per un totale di 5 ventagli, e poi andare a fare il nostro aumento. Quindi continuo così per tutto il mio quarto giro. Ricordatevi sempre di contare i ventagli: io sono al terzo, questo è il quarto, questo è il quinto, e come vedete mi ritrovo dove ho fatto l'aumento, e quindi tra i due ventagli del giro precedente vado a fare una maglia alta, e continuo così quindi per tutto il mio quarto giro. Allora, sto terminando il quarto giro, come vedete qui ho 3 ventagli e qui ho 2 ventagli, quindi ne ho sempre 5, e vado a chiudere la lavorazione. Ora diciamo che noi stiamo andando a rifare il primo giro, quindi i giri in totale sono 4, però in realtà questo lo potreste definire anche il quinto giro, ma così vi perdereste, mi sono accorta che vi perdereste un po', quindi diciamo che i giri da fare sono 4, e adesso si ricomincia dal primo giro, che però abbiamo una base diversa, quindi andiamo a fare sempre il trucchetto di alzarvi un po', entrare con l'uncinetto dal dietro, prendere il filo, farlo uscire e andare a fare la nostra maglia alta e la catenella, rientrare e maglia alta, quindi maglia alta in ogni ventaglio, e dove abbiamo la nostra maglia alta andiamo a fare il nostro ventaglio. E mi raccomando, in questo caso poi togliete il marcapunti che avevamo messo prima e riportatelo dove abbiamo appena fatto il ventaglio sopra la maglia alta, perché è in questo ventaglio che nel secondo giro riandremo a fare l'aumento, quindi le 3 maglie alte. Quindi io continuo, vi ricordo sempre che abbiamo 5 ventagli, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Quindi nel quinto, dopo i 5 ventagli, andiamo a fare il nostro sesto ventaglio, maglia alta, catenella e maglia alta sopra la maglia alta, e si ricomincia. 5 ventagli, 1, 2, 3, 4 e 5, e andiamo a fare il ventaglio sopra la maglia alta, quindi maglia alta, catenella, rientriamo maglia alta, e si procede così quindi per tutto il di nuovo il primo giro. Vi farò rivedere la termine del primo giro e anche un attimo il secondo giro, per farvi vedere se volete usare i marcapunti oppure continuare a contare i vostri ventagli. Diciamo che
se non volete perdere tempo a contare i ventagli perché magari vi interrompete col lavoro, non vi trovate, avete paura di svegliare, io vi ripeto di continuare ad usare il vostro marca punti e di portarvelo in alto e di usarlo per tutti, dovunque stiamo facendo gli aumenti. In questo caso io ho 4 aumenti, quindi dovrei mettermi in ogni 4 marca punti, però nella mia maglia avrei dovuto metterne 9 di marca punti perché ho fatto un multiplo di 9, quindi avere 9 marca punti diciamo che un po' mi scocciava, quindi ho preferito contare i miei ventagli. Ecco, quindi sto per terminare il mio primo giro e come vedete ho 3 ventagli e 2 all'inizio, quindi sempre un totale di 5. Chiudo sempre, vado a fare il giochettino per far vedere un po' meno l'inizio e la fine della mia, dei miei giri, e vado a fare sempre maglia alta, catenelle, maglia alta e poi maglia alta nel ventaglio, successivo. E come potete vedere qui ho il mio primo aumento. L'aumento va sempre fatto maglia alta, catenella, rientriamo, maglia alta, catenella, rientriamo, maglia alta. Ok, e poi di nuovo dobbiamo andare a fare i nostri 5 ventagli, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. E come vedete dopo i 5 ventagli io mi trovo il ventaglio sopra la maglia alta, che è quello dove devo andare a fare l'aumento, quindi maglia alta, catenella, rientro maglia alta, catenella, rientro maglia alta, e così via. Questi sono i 4 giri per fare gli aumenti. Mi raccomando, quando faremo terminerete questo aumento non vi troverete poi più 5 ventagli, ma ve ne troverete 7, quindi a ogni 4 giri che andiamo a fare aumentano i ventagli di separazione da dove stiamo facendo gli aumenti. Adesso ce ne sono 5, dopo questo giro ce ne saranno 7, nel successivo aumento ne avremo 9 di ventagli tra gli aumenti. Io naturalmente vi dirò quante volte ho fatto gli aumenti. Una volta che abbiamo raggiunto la circonferenza che ci serve del nostro sprone, me lo faccio vedere così, non dovremo fare più aumenti, quindi non andremo a fare altro che ogni ventaglio sopra ogni ventaglio, quindi niente più giri con gli aumenti, niente andare a fare le 3 maglie alte all'interno di un ventaglio, ma semplicemente andremo sempre a fare un ventaglio sopra ogni ventaglio quando abbiamo raggiunto la circonferenza che ci servirà. Io naturalmente adesso vi dirò nel mio sprone quanti aumenti sono andata a fare, quanti giri senza più aumenti sono andata a fare. Per le taglie più grandi regolatevi sempre voi, rispetto a me dovete fare sicuramente, se siete una taglia M, un aumento in più, taglia L 1-2 aumenti in più. Questo dipende anche sempre da, comunque, dall'ampiezza delle vostre spalle. Tenete presente che io sono una taglia S ma ho le spalle un po' piccoline, più tendente alla XS, quindi magari una taglia S rispetto a me ha bisogno di aumentare ancora un po', ma non tantissimo da dover fare l'aumento in tutto il giro di aumenti, e in questo caso io vi consiglio solo di passare dall'uncinetto numero 4 al 4,5, quindi taglia M. Se ve lo sentite un po' stretto dopo aver fatto un ulteriore aumento ma non volete fare un altro aumento perché vi diventerebbe troppo largo, anche in questo caso il trucchetto è quello di passare dal 4 al 4,5 come uncinetto, in modo tale che la lavorazione si ammorbidisca, si allarga un po', ma al massimo di quei 2 centimetri, 3 centimetri che vi servono per sentire lo sprone comodo. Quindi questo è il primo, il trucchetto che vi do. Adesso naturalmente io procedo, vi dirò quante nella mia lavorazione vera e propria, perché vi ricordo questo è un campione, e vi dirò quante volte sono andata a fare gli aumenti. Allora, io sono arrivata a mettere i marcatori, quindi ho fatto il mio sprone. I 4 giri degli aumenti 1, 2, 3 e 4 io l'ho ripetuti solamente 2 volte per un totale di 8 giri, e come larghezza dello sprone per me va più che bene. Dopo vi dirò anche quanto misura. Sono andata a fare un totale di 12 giri, quindi sono andata a fare dal 9° fino al 10° giro senza più aumenti, facendo sempre un ventaglio sopra ogni ventaglio. Questo appunto mi ha permesso di avere il mio sprone della mia larghezza.
ho preso il metro, vedete come altezza, io sono a 14 centimetri, che è l'altezza degli scalfi, e per me va più che bene perché sono una taglia S, mentre per le taglie più grandi naturalmente dovete fare almeno un aumento in più rispetto a me se siete una taglia M, due aumenti in più rispetto a me se siete una taglia L, e ad arrivare per una taglia M a circa a 16 se non anche a 17 centimetri, per una taglia M a L, scusatemi, 19-20 centimetri, ripeto sempre dalla vostra taglia. Per quanto riguarda la larghezza, se io misuro da questo punto a questo punto, ho circa 53 centimetri. Naturalmente è molto più largo perché io dovrei fare in questa maniera e mi verrebbe circa 68 centimetri, però diciamo che ormai ho imparato che quando metto il mio sprone da punto a punto, quindi da questo punto a questo punto, devo avere circa 50 scusatemi, tra i 53 e i 56 centimetri. Dipende sempre da quanto voglio larga la maglia e le maniche. Per questo non voglio una maglia troppo larga né troppo con le maniche troppo larghe, quindi 53 centimetri va più che bene. Quindi ripeto, questo è per quanto riguarda lo sprone. Ora io sono andata poi a i miei gruppi di ventagli, ne ho un totale di 72 e ho messo in questa maniera: ne ho messi 16 liberi per ogni manica, e mi raccomando, taglia M mettetene almeno 4 in più rispetto a me, taglia L 8 in più. E il resto l'ho messo davanti, solo che nel corpo, solo che ho fatto in modo di trovarmi, vedete, un aumento. Vedete, qui abbiamo un aumento proprio al centro. Quindi la mia prima indicazione da darvi è: mettete uno dei vostri aumenti, quindi questi aumenti qui, al centro, e poi andatevi in modo da posizionare in modo tale da rimanere con questo al centro. Facendo in questa maniera e mettendo per me 16 liberi ventagli per ogni mano, sono andata poi a mettere 18 ventagli dietro, 22 ventagli avanti. Questo 22, mi sembra, scusate che riconto, non vorrei sbagliare. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22. Sì, 22, compreso quando contate quelli avanti, quelli del corpo, anche quelli dove c'è il marcapunti. Quindi dicevo 16 liberi per manica, 8 avanti, 8 dietro, sia da qui che da questa parte. Taglia M mettete in più, così come taglia L. Dietro ne sono andata a mettere 18, 18 avanti, 22. Perché di avanti non ho messo di più? Appunto perché voglio che uno degli aumenti sia proprio qui al centro, ma anche perché davanti abbiamo il seno, quindi la maglia tende a tirare di più. Quindi 4 ventagli in più vanno più che bene. Per le altre taglie, mi raccomando, fate la stessa cosa che ho fatto io: mettete al centro, così, in questa maniera, e cercate di avere 4 motivi in più, quindi 4 ventagli in più rispetto al dietro. Naturalmente, se vi trovate con qualche ventaglio in più, non è assolutamente un problema, cercate solo in modo che appunto il ventaglio vi venga qui al centro. Mentre se lo giriamo avanti, vedete che io avanti, che dietro, scusate, dietro ho due aumenti, non centrali, ma due aumenti così, gli altri sono per le maniche. Quindi vi dovete trovare due aumenti dietro, nonostante, perché avete messo lo stesso numero di catenelle mie. Se naturalmente avete messo qualche catenella in più, non è un problema, però come vi ho detto, cercate di avere al centro il vostro, appunto, davanti il vostro aumento, perché così viene più geometrica la divisione. Un altro consiglio che vi posso dare per essere sicuri che vi vada al centro, magari vi dico questo: se rispetto al numero totale che ho io dei ventagli ne avete, non lo so, 12 in più, dovete fare in questa maniera: ne mettete 4 in più per lato, quindi 4 in più qua e 4 più in qua, 2 dietro e 4 avanti, in modo tale appunto da aver diviso 12 ventagli in più rispetto a me, rispettando appunto che questo vi viene al centro. Quindi ne aumentate 4 qui, ne aumentate 2 dietro, ne aumentate 4 avanti. Quando aumentate 4 avanti, mi raccomando, 2 da questo lato, 2 da questo lato, sempre la centrale 2 e 2. Spero di essermi fatta capire il più possibile. La mia fortuna in questo caso è che dove ho messo il mio marcapunti, io mi trovo anche all'inizio del giro. Se non è così, non vi preoccupate, spezzate il filo e andate a iniziare a lavorare dove inizia il corpo della manica. Per quanto della maglia, per quanto riguarda il corpo della maglia, sarà semplicissimo perché andremo sempre a lavorare con l'uncinetto del 4 e mezzo e andremo sempre a fare i nostri ventagli.
solo che in questo caso io unisco il ventaglio dietro con il ventaglio avanti, perché vado a fare, prendo il filo, scusate, faccio una catenella, prendo il filo e vado a prendere entrambi, tolgo così vedete meglio, yeah. E vado a fare una maglia alta, catenella, e di nuovo rientro sia davanti che dietro e vado a fare un'altra maglia alta. In questo modo ho creato il mio ventaglio e poi vado a lavorare normalmente ventaglio sopra ogni ventaglio, quindi entro nell'archetto e vado a fare il mio ventaglio e continuo così fino ad arrivare al secondo marcapunti. Ma raccomando, se avete bisogno man mano che fate la maglia di dover fare degli aumenti, perché volete che vi sia comodo, più largo, perché avete i fianchi più larghi, non dovete fare altro che fare come abbiamo fatto in questo giro, quindi andare a fare una maglia alta, catenella, maglia alta e catenella, di nuovo maglia alta dentro l'interno dello stesso ventaglio. E io naturalmente vi consiglio di sempre di fare questi aumenti lateralmente, in modo tale che gli aumenti vengano di lato e non si vedano sul davanti, e potete fare tutti e quattro i giri che abbiamo fatto per gli aumenti standard, quindi potete gestire e fare più aumenti possibili. Io continuo a lavorare fino ad arrivare al secondo marcapunto e farvi vedere appunto come passare dalla parte avanti alla parte dietro, se magari ho utilizzato un colore sfumato oppure no. Allora, io ho terminato il corpo della maglia. Alla fine ho deciso di alternare ad ogni giro, io in giro ne ho fatti 32, scusate 33 in totale, ho alternato alter ego al filato Egitto, il codice numero 40, per avere comunque stesso colore ma con una tonalità diversa, perché questo è un viola, questo è più un cipolla, se vogliamo dire così, però vedete sono molto simili, e ho alternato un giro alter ego, un giro Egitto, fino ad arrivare alla fine. Inoltre ho detto ho fatto 33 giri, però nel una decina di giri prima, vi dico subito 1 2 3 4 5 6 7, quindi in realtà 8 giri prima di terminare la maglia, sono andata a fare un aumento laterale sia da questa parte che da quest'altra parte, lavorando come abbiamo fatto per lo sprone. Quindi sono andata a fare maglia alta, catenella, maglia alta, catenella e maglia alta nello stesso archetto, e poi nel giro successivo sono andata a fare i miei due ventagli. Questo mi ha permesso di allargare il corpo della maglia ad altezza fianchi, quindi questo è l'aumento che ho fatto io, uno solo, e l'ho fatto a 7-8 giri prima del terminare la lavorazione. Adesso vi faccio vedere come andare a fare per la manica, perché ho deciso di fare una mezza manica, quindi non troppo lunga, ero ancora indecisa in realtà se fa la 3/4 o mezza manica, ma penso che sarà una mezza manica più che un 3/4, poi naturalmente vi farò sapere. Anche per la manica andrò ad alternare a ogni giro il colore, quindi alter ego e Egitto, e naturalmente come abbiamo iniziato qui quando ho fatto gli scalfi con alter ego, anche per la maglia e per la manica inizieremo con alter ego. Quindi per lavorare la nostra manica io lavorerò sempre con lo stesso uncinetto, quello del numero 4, e inizieremo a lavorare dove abbiamo i due ventagli liberi, quindi non dove abbiamo messo il marcatore, ma dove abbiamo messo i due dove abbiamo i due primi ventagli liberi. Questo perché voglio la manica stretta, non la voglio larga. Se invece la volete larga, andate a lavorare, quindi a fare il vostro primo ventaglio dove abbiamo messo il marcapunti, in modo tale da avere la larghezza che desiderate. Io voglio stringerla un po', quindi andrò a lavorare così, quindi entro con l'uncinetto nell'ultimo ventaglio libero ed entro nell'uncinetto nel primo ventaglio libero dall'altra parte e mi aggancio, quindi con il mio uncinetto e il filo, vedete ho preso il filo e l'ho tirato, e adesso vado a fare 3 catenelle, 1 2 3, che sono la mia prima maglia alta,
catenella di separazione, poi di nuovo rientro nel primo nel ventaglio, esco nell'altro ventaglio e vado a fare un'altra maglia alta, come abbiamo fatto appunto per me quando abbiamo messo i marcapunti. E adesso andiamo a lavorare normalmente, quindi andiamo nel ventaglio successivo e andiamo a lavorare un ventaglio in ogni altro ventaglio. Vi ricordo che io terminerò il giro e poi andrò a cambiare colore e alternerò i due colori fino a lavorare alla lunghezza desiderata. Come vi ho detto, non ho intenzione di fare delle maniche a tre quarti, ma magari in corso dopo cambierò idea. Lo so, sapete che io cambio spesso idea mentre lavoro, però andremo a fare sempre lo stesso cambio colore che abbiamo fatto qui per il corpo della maglia. Io continuo a procedere, mi raccomando, qua si chiuderà sempre facendo l'ultimo ventaglio sopra l'ultimo ventaglio e poi una maglia bassissima nella terza catenella e si ricomincia appunto con ventaglio sopra ogni ventaglio. Se vi accorgete che la manica è troppo stretta e volete allargarla, oppure volete fare una manica lunga scampanata, non dovete fare altro che andare a fare una catenella di separazione tra i ventagli. Questo vi permetterà di avere una manica scampanata, quindi allarga sotto. Se invece la volete solamente morbida e quindi non larga, andate a lavorare con l'uncinetto del numero quattro e mezzo invece che del numero 4. Ho terminato entrambe le maniche, ho fatto un totale di 13 giri alternando sempre alter ego con Egitto e quindi la manica mi va proprio arriva poco prima del gomito, quindi ho fatto una mezza manica a tre quarti, se così vogliamo definirla, però in realtà alla fine non ho fatto una manica a tre quarti, quindi non è così lunga, ma neanche una mezza manica. Ho deciso di fare una via di mezzo e quindi, volendo, si può anche rifinire lo scollo. Voi sapete che non mi piace tantissimo farlo, lo faccio molto raramente, quindi anche questa maglia è terminata.